Nuova gara infrasettimanale per il Matese che giovedì incontrerà il Castelnuovo Vomano, terzo in classifica con 41 punti, valida per il campionato di Serie D Girone F. Benvenuti ad Anteprima Sport con una nuova puntata nel corso della quale parleremo dell'anticipo e lo faremo dopo lo stacchetto con due protagonisti che vi andremo subito dopo a presentare. Sigla! Ennesimo pareggio la scorsa domenica a Castelfidardo, un punto per muovere la classifica, ancora una volta sfiorando il colpaccio con Abreu. Ma della gara di giovedì ne parliamo con il direttore sportivo del Football Club Matese, Raffaele Corsale, che ha incontrato per noi Emidio Bianchi. Prego la regia di mandare in onda il contributo filmato. Raffaele Corsale, direttore sportivo del Football Club Matese. Allora, questa squadra continua a sorprendere, ovviamente in positivo, anche domenica scorsa un pareggio che poteva essere una vittoria a Castelfidardo. Adesso vi aspetta quest'altra dura trasferta a Castelnuovo Vomano. Trasferta ostica, già questa è una squadra importante dove ha fatto vedere che, essendo terza in classifica, che è una squadra che sa il fatto suo, noi l'affronteremo come stiamo affrontando tutte le partite e quindi di conseguenza sappiamo come poterla affrontare. Senti, Galesio non ci sarà in questo scontro importante. Io ho saputo che sei stato tu l'artefice di questa venuta a piedimonte di questo attaccante che era ambito da parecchie squadre. Ma diciamo che Galesio sta facendo un campionato importante come il resto della squadra. È normale che il direttore sportivo si prenda la responsabilità sui giocatori che vengono, ma come Galesio sono stati scelti insieme all'allenatore, insieme alla società, e quindi di conseguenza siamo stati fortunati e nello stesso tempo bravi a far sì che Galesio diventasse un nostro calciatore. Ma che partita sarà? Sempre Emidio Bianchi lo ha chiesto al secondo di Mister Urbano, Carmine Matera, e sentite che cosa pensa lui di questa gara. Ma noi ci aspettiamo un'altra grande prestazione come stiamo facendo da 12 partite a questa parte. Castelnuovo Vomano comunque è una squadra quadrata, è una squadra che comunque si trova terza in classifica, quindi non dobbiamo sottovalutare assolutamente la partita. Però è ovvio che dipende tutto da noi. Se noi ci mettiamo un po' qualcosa in più come stiamo facendo nelle ultime partite e da 12 partite a questa parte, sicuramente torneremo a casa con un risultato positivo. Tu sei un po' il portafortuna di questa squadra, diciamoci la verità. Sì, vabbè, si scherza su questo fatto del portafortuna, però ovviamente si sta lavorando seriamente. Ricordo ancora quando abbiamo avuto i casi Covid sul campo, si è continuato a lavorare in modo molto serio e c'è tutto un lavoro a monte, quindi per questo che arrivano i risultati. È ovvio, in un campionato di Serie D fare 12 gare e fare 12 risultati positivi, 6 vittorie e 6 pareggi, non è assolutamente semplice, però c'è comunque tanto lavoro a monte, le partite vengono preparate in un certo modo, non viene lasciato niente al caso e quindi i risultati per questo motivo di conseguenza arrivano. Un po' di rammarico per qualche punto buttato al vento, per diciamo degli errori di gioventù. Sì, vabbè, diciamo che le ultime partite dove abbiamo avuto delle occasioni clamorose che potevamo portare a casa i 3 punti, comunque sono state delle partite molto equilibrate. È vero che noi abbiamo avuto le occasioni più ghiotte, però diciamo che il pareggio ci stava ed era giusto. È ovvio che se in quella situazione, nel caso di Masotta e nel caso di Abreu, un po' di meno di Abreu perché comunque ha calciato bene, ha preso la traversa, è andato un po' troppo alta la palla. Nel caso di Masotta, in quel caso si poteva fare qualcosa in più, forse doveva calciare in porta, non cercare il compagno. Però ci sta, va bene così, il pareggio era giusto in entrambe le gare e noi dobbiamo continuare su questa rotta. Bene, siamo alla fine. L'AIA ha designato per la gara di giovedì l'arbitro Vito Guerra di Venosa, in provincia di Potenza.
La nostra anteprima sport termina qui, grazie a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla!